andate a vedere cosa è successo nel 90, andate a vedere che cosa succedeva fuori dentro il Parlamento e di cosa veramente erano preoccupati. Quindi quelli che hanno preso l'hanno votato senza sapere cosa stessero votando. Poi qualcuno ci ha ripensato, poi ha smesso persino di parlare, poi siamo rassegnati, andiamo avanti, piccolo esterno, è bello perché ci disciplina. Una volta che Gabi ha trovato questa formula, tutti quanti, sono difficili, no? Peccato che poi Gabi abbia fatto in precedenza, prima di trovare questa formula, abbia fatto delle spietate critiche, delle radicali critiche a questa mentalità di destinare il gold standard, il banco centrale indipendenti, il mercato del lavoro perfettamente flessibile. Queste sono le tre caratteristiche dell'ordine internazionale del mercato. Banco centrale, libero scambio, mercato del lavoro perfettamente flessibile. Ti vanno a casa quando mi pare, quindi quando puoi ritornare a lavorare accetterai qualsiasi diminuzione del tuo stipendio, è flessibile solo verso il basso del salario, chiaro, perché è una riduzione di costi, no? È un fatto di competizione industriale, io devo passare i costi perché cerco di vincere quella competizione. Quando non ci sono più riuscito perché si è strutturata la gerarchia, muori. E infatti noi stiamo morendo. Il nostro sistema delle piccole e medie imprese sta morendo perché ci hanno tutto sopra, specialmente l'unione bancaria, c'è una difficoltà strutturale, ma insomma, deliberata, diciamo, orchestrata a cedere al credito, ma anche a restituire il credito, no? È proprio quello che il credito viene impacchettato negli NPL e viene ceduto al miglior offerente estero che si impadronisce della garanzia sottostante che sono le imprese e le case degli italiani. Questo processo è continuo, ongoing, non è che si ferma, mentre siamo avanti continua ad andare avanti. Altro che il numeratore del debito pubblico che continua a correre, il numeratore è quello delle imprese che chiudono, è quello degli